E ora passiamo la parola a Carmine Pisco, vice sindaco di Napoli. Napoli è stata l'unica città metropolitana in Italia a dare, rispettare e a dare, diciamo, un esito positivo alla volontà popolare del referendum, trasformando la propria società per azioni Aren SPA in Acquabene Comune Napoli. E quindi da noi è portata, diciamo, ad esempio, sempre in ogni, credo, in ogni nostro intervento e in ogni nostra iniziativa. E per questo, ovviamente, abbiamo voluto e abbiamo chiesto la disponibilità a portare un intervento da parte di chi ancora oggi è nell'amministrazione della città di Napoli e quindi conosce da vicino questa nuova modalità di gestione è quello che ha significato questo cambiamento. E quindi chiediamo a Carmine Episcopo di raccontarci. And Grazie. now we would like to give the floor to Professor Carmine Episcopo, who is a councillor of the Naples municipality. The municipality of the metropolitan city of Naples was the only one to respect the values of the referendum, and they transformed the old company Arni in Acquabene Comune of Naples, and so they have public water. They are an example. They are a lighthouse for all of us. And it is particularly important to have Carmine Episcopo here with us today because he's still involved in the organization of Naples, and he's the best witness of this process. So, Carmine, you have the floor. Bene, grazie e buonasera a tutte e tutti. Lo diceva innanzitutto, lo ricordava Paolo, che ringrazio molto, Paolo Cassetti. Sono trascorsi 10 anni da quel mandato popolare e Napoli resta l'unica grande città italiana ad aver dato seguito a quel mandato referendario del popolo italiano e non a caso dico popolo italiano, perché la Costituzione parla di popolo italiano. Thank you, Paolo. Thank you for this invitation and for your kind words. Yes, you are right. After 10 years, we can say that Naples was the only one city that gave voice to the values of the referendum, and Naples was able to respect the willing of the population. And I would like to underline the word population because in our constitution there is the word the Italian population, and this is what we did. We respected the will of the Italian population. Così l'amministrazione guidata da Luigi De Magistris ha trasformato tra i primi suoi atti, ma non poteva fare diversamente, ha trasformato una società per azioni che guidava l'acqua in un'azienda speciale a totale controllo pubblico, il cui nome è ABC Acqua Bene Comune. And so the Magistris, the Luigi de Magistris Council, and it was the only thing it could do, transformed a joint stock company into a special company with total public control, and I'm referring to the ABC company. Ma si tratta di dare una risposta ad un mandato popolare che riguarda appunto, cioè che si iscrive in una più ampia rete di delibere che noi abbiamo chiamato, definito costituzionalmente orientate, giacché queste delibere hanno teso in ogni modo a far sì che non venisse privatizzato. Non solo non venissero privatizzati non solo i servizi, quanto anche le reti. E questo ha riguardato tutto, dalla gestione pubblica del patrimonio fino appunto all'acqua. And so what we tried to do was taking constitutionally oriented decision, because of course we didn't want a private management of the water service, but neither would we wanted a private management of the network and of the public and economic resources to manage the water. Ma sull'acqua si è giocata naturalmente una partita fondamentale per il diritto alla vita, per i beni comuni e per quanto veniva poco fa ricordato anche dall'estratto, per
Per quanto riguarda l'accesso alle risorse che regolano la vita delle collettività e la loro ridistribuzione. But what we did was something that went beyond. It was an essential task. We tried to preserve water as a common value, but most of all, the access to water and the access to the resources that regulate rights. Ma non è una partita vinta assolutamente, nel senso che l'acqua oggi è sotto attacco. Abbiamo vinto la partita della ripubblicizzazione dell'acqua, ma l'acqua continua ad essere sotto attacco. But of course, it was just a part of a puzzle. We won a match, but water is still in danger. Water is still under attack, and there is much still to be done. Non a caso ancora oggi noi ci stiamo opponendo rispetto anche alle normative che riguardano il nostro paese, parlo dell'Italia, a tutte quelle leggi regionali, in particolar modo le leggi della regione Campania, che ancora una volta, tradendo quello spirito, quel mandato referendario del popolo italiano, fanno sì che l'acqua debba essere organizzata secondo enti di distretto ed enti idrici che sono ancora sotto diretta rispondenza della regione e soprattutto che ancora vogliono togliere autonomia alle scelte della collettività. But we are still fighting to oppose those regulation and those rules, and I'm referring in particular to the rules of the Campania region that are betraying the mandate of the referendum, and they are trying still to organize water under the power of some entities or bodies, taking away the independence of the population and betraying the will of the population. L'esperienza della città di Napoli resta in questo senso un'esperienza fondamentale che ovviamente sta producendo ottimi risultati, ma è necessario che tutto questo possa vivere organicamente insieme con una serie di leggi che devono essere assolutamente portate avanti dal governo e mi riferisco ad esempio alla legge Daga, che ha avuto una vita molto difficile e che ancora oggi è ferma lì dove era stata pensata e invece avrebbe dato un grande respiro, soprattutto nella sua formula originaria, anche alle altre città italiane. But anyway, we cannot deny that the experience of Naples was a crucial experience. We obtained excellent results, but we still have to try to oppose some laws, and in particularly laws by the government. And I'm referring to the Daga law that would have needed to be implemented, especially in its original conceivement, and that would have been really beneficial for all the regulation of water in general. Che l'acqua sia sotto attacco lo testimoniano ancora, diciamo, le difficoltà legate ai meccanismi di gestione che non sono stati precisati, nonostante quel mandato referendario, non sono stati precisati dai diversi governi, e parlo di numerosi governi che a partire da 10 anni fa si sono succeduti e che ancora una volta parlano genericamente di un'acqua pubblica, ma non entrano all'interno dei meccanismi di gestione dell'acqua pubblica, perché se tutti sono favorevoli all'acqua pubblica, poi non chiariscono con precisione quanto l'acqua debba essere gestita totalmente dal pubblico, da aziende speciali a totale controllo pubblico e non da società che al proprio interno possano ammettere società private, società miste e dunque con capitale privato. So that law that I mentioned before would have been useful
also for other cities, not only for Naples. But as I said before, water is still under attack, and there are some management mechanisms that the government were not able to develop and to implement over the last 10 years. Apparently, everybody is in favor of public water, but it has not been clarified the mechanism to manage this public water, and it has not been clarified how much public water must be managed by entities or by private companies that can have a different perspective. So there are still many points to be clarified from the governative point of view, and there are still much to be done and implemented in the future. E ancora, lo ricordava anche Paolo nella sua introduzione, lo testimoniano le recenti linee guida di una settimana fa del governo relativo all'accesso da parte dei gestori dell'acqua pubblica ai finanziamenti del PNRR, vale a dire lì dove si prevede che il 70% delle risorse per l'accesso ai finanziamenti sarà dato, può essere, verrà conferito alle cosiddette società già stabilizzate, e tra queste non rientrano le aziende speciali a totale controllo pubblico, e solo il 30% verrà dato ai gestori che si metteranno in regola entro il 2022. And so as Paolo said before in his presentation, and he mentioned the recent guidelines approved by the government 1 week ago, and it is not clear how the access to the management of water should be done. And in any case, there are some provisions also in the recovery and resilience plan that are in favor giving some helps, and I'm referring to the 70% of the resources that will be allocated to the so-called stabilized companies, and only 30% will be given to those bodies or entities that will comply with the rules and regulation by the period fixed by the government, that it is 2022 to fully fulfill the requirements to access these resources. Così oggi siamo impegnati in una nuova battaglia che porteremo proprio nei prossimi giorni nelle sedi istituzionali affinché il governo riveda queste linee guida per l'accesso ai finanziamenti, e siamo impegnati ancora in un'altra battaglia che è quella di estendere oltre la città di Napoli il modello di acqua bene comune ai 32 comuni che formano il distretto idrico della ex provincia di Napoli. And so we are still fighting, and our will is to bring all these initiatives to the government, because the government should revise and review the guidelines. And another fight we have is aimed at extending the waters to the 32 municipalities that at the moment are part of the Acqua Bene Comune, of the Ente Idrico. E così il ruolo delle reti civiche, dei movimenti, del forum in questo senso, così come è stato 10 anni fa, oggi diventa altrettanto fondamentale, altrettanto necessario, giacché solo insieme amministrazioni e reti civiche possono lavorare non solo nel far rivedere quelle che sono degli orientamenti dei governi, ma nel costruire vere e proprie nuove istituzioni. And so we have to keep on fighting together, and the network, the movements, the cooperation is essential. It is essential to work together, also involving the civic network, because we have not only to improve, but we have to have new approaches, and we have to build new bodies for the management of water. Così ci attende
ancora una battaglia che è una battaglia comune, è una battaglia che non può essere di difesa assolutamente, ma deve essere di attacco. Questa amministrazione, finché diciamo, resterà in vita, porterà avanti questa, farà la propria parte, consapevole del fatto che l'acqua non può essere in alcun modo privatizzata. Porteremo l'estensione del modello Napoli anche nei comuni limitrofi, continueremo a spingere le altre grandi città italiane ad aderire a costituire modelli di aziende speciali a totale controllo pubblico, consapevoli che del fatto che l'acqua sia il diritto alla vita e viva nel respiro delle generazioni. Grazie. And so we are still fighting, but we do not have a defensive approach, but we are fighting together, actively fighting, because we want to play our part. And so it is the fact that water cannot be private is a non-negotiable issue. We would like to extend the model of Naples to other Italian cities, and we would like to offer new model because we believe that water is a common value and it is also the future of the new generations. Grazie allora. Thank you. Grazie mille a Carmine Episcopo per questo interessante intervento che appunto ha soprattutto ripercorso i motivi per cui una gestione pubblica è fatta anche nella maniera in cui la svolge ABC ha un reale senso rispetto al riconoscimento dell'acqua come bene comune, come diritto umano. Grazie ancora anche per la vostra iniziativa amministrativa e azione amministrativa.